Ci spostiamo quindi verso situazioni particolari, difficili. Abbiamo già trattato nelle nostre precedenti conversazioni i problemi relativi magari ecco, invece a chi i genitori non ce l'ha o a chi è costretto ad allontanarsi dalla famiglia, i minori che stanno presso le case famiglia, o la questione dell'adozione, dicevamo. E ti accennavo già l'altra volta questo ritornello che è un po'... viene cantato, ecco, quando il ritornello ritorna negli ambienti dove ci si occupa di famiglia, la pastorale familiare. Non esiste il diritto di una coppia ad avere un figlio, ma il diritto di un figlio, di un minore, ad avere una famiglia, dei genitori, un ambiente familiare dove regni l'amore. Cosa ne pensi, ecco, ritornando, sempre, facendo sempre leva sul fatto che non sei soltanto un bravo avvocato, ma anche un educatore della fede, una catechista? È sicuramente importante per i figli, per qualsiasi ragazzo, avere una famiglia che li sostenga, sia moralmente, sia economicamente, perché avere un punto di riferimento è fondamentale, anche perché spesso appunto la società, gli amici, gli enti comunque creano degli orientamenti diversi, magari appunto non sempre positivi e quindi svincolano un po' il minore nelle sue, il minore o il maggiore d'età nelle sue decisioni. Certo è che al giorno d'oggi è molto difficile trovare una famiglia stabile, soprattutto duratura. Questo lo vedo anche per il lavoro che svolgo, soprattutto negli ultimi 3 anni sono aumentati i casi di separazioni, divorzi, questo anche il fatto di essere chiusi H24 nello stesso ambiente familiare. Ecco Angela, infatti ti volevo chiedere, a proposito di questo, a proposito anche di questo principio valoriale che ci siamo dati, no? Il diritto di un figlio ad avere dei genitori, un ambiente familiare sereno, la questione del divorzio, della separazione prima, del divorzio poi, comunque del distacco fisico dei genitori dal contesto dove il figlio sta crescendo, il bambino sta crescendo, e il coinvolgimento del minore in quello che poi è l'itinerario, l'iter giudiziario. Ecco, ho dei casi concreti sempre davanti agli occhi. Il ragazzo che, adolescente in quel caso, si sente chiamato in tribunale dal giudice per esprimersi su chi vuole, con chi vuole stare. Vuoi stare con mamma o con papà? Diciamo che nel percorso della separazione, io lo dico sempre, l'avvocato deve avere quella empatia tale da non immedesimarsi totalmente nella persona, ma nell'abbracciare quelle che sono le problematiche e che vive l'altro senza dover dimenticare quello che è il suo ruolo, quello appunto di avvocato. Nel percorso della separazione, l'affido è il momento più delicato perché, come sappiamo, ci sono diverse tipologie di affido, il condiviso, l'esclusivo, il super esclusivo, fino a quando non si perda completamente poi la responsabilità genitoriale nei casi più gravi. L'affido condiviso è la soluzione che io ovviamente preferisco perché il figlio, pur vivendo, ma diciamo fisicamente con uno dei due genitori, comunque li vive entrambi appieno, entrambi hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, quindi fondamentalmente non cambia tanto, le decisioni vengono prese di comune accordo. Il problema c'è quando c'è l'affido esclusivo, dove appunto un genitore ha più responsabilità dell'altro nel prendere decisioni di maggiore interesse nei confronti della prole. Parlando appunto dell'audizione del minore, dell'ascolto del minore in tribunale, quando si deve decidere dove collocare materialmente il figlio, quindi con chi deve vivere il figlio, si arriva in tribunale quando i genitori non sono d'accordo, quindi quando sia la madre che il padre vogliono che il minore o i minori vivano con loro e quindi spetterà al giudice decidere. Ecco, quindi ti pongo la domanda in altri termini. A questo punto, quanto conta il parere del ragazzo? Allora, innanzitutto l'audizione del minore è consentita quando è capace di discernimento, quando effettivamente risulti essere capace di intendere, di volere e di prendere una decisione consapevolmente, quindi con la consapevolezza di. E quindi questo avviene dagli 11 anni in poi, ma ci sono dei casi in cui il giudice ha ascoltato il minore anche di 8
8-9 anni perché è capace di discernimento, perché ha valutato che appunto il minore sia effettivamente capace di decidere. L'audizione del minore avviene, diciamo, a porte chiuse con il giudice, il PM o comunque un assistente sociale con l'assistenza di uno psicologo, poi ovviamente valuterà il giudice. Ecco, questa è la fase un po' più critica perché il minore sicuramente è messo di fronte ad una situazione che non ha mai vissuto, ed è una situazione particolare perché il giudice deve ascoltare le intenzioni del minore e il minore spesso non sa cosa decidere, non sa se appunto è giusto dire voglio stare con papà o voglio stare con mamma. E questo lo pone di fronte a una situazione veramente difficoltosa. Io stessa, prima di un'eventuale audizione del minore, cerco di mettere a proprio agio il minore stesso dicendo non preoccuparti, quello che decidi è quello che deve venire dal tuo cuore. In ogni caso, qualsiasi cosa che tu dovrai decidere non sarà a discapito dell'altro genitore, che comunque potrai vedere. Infatti, nei casi meno litigiosi, meno contenziosi, io propendo per l'affidamento paritetico, cioè il minore viene affidato ad entrambi i genitori, ma nella stessa casa, cioè praticamente si alternano una settimana con il padre, una settimana con la mamma, ma nella stessa casa, cioè il minore praticamente non si sposta da quella che è la casa, l'ex casa familiare o ex casa coniugale, che sarebbe, diciamo, la soluzione meno traumatica per il minore stesso. Ricordo un telefilm anni fa che era improntato su questo, sui minori a casa e sì, i genitori che si alternavano in famiglia, e quindi è una pratica abbastanza diffusa. Non è diffusa perché la maggior parte delle coppie sono litigiose, ma ovviamente c'è l'affidamento paritetico che consente addirittura di non far corrispondere l'assegno di mantenimento ad uno dei due genitori, essendo che vive quella settimana, per esempio, che è un mantenimento orizzontale, vive quella settimana col genitore, non è necessario che il genitore versi l'assegno di mantenimento all'altro, perché fondamentalmente è paritetico, cioè una settimana con la mamma, una settimana con il padre, per il tempo che sono insieme ai figli provvedono alle loro spese. Escluse le spese straordinarie al 50% che seguono un protocollo determinato. Per esempio io, che appartengo ad un tribunale, seguo il protocollo di quel tribunale. E quindi questa soluzione è a discrezione del giudice, ma necessariamente su richiesta dei genitori? Può essere, no, deve essere su richiesta dei genitori, perché l'affidamento paritetico è consentito soprattutto quando le coppie non sono litigiose, quindi si presuppone che vi sia una separazione consensuale. Quindi se un genitore non vuole questa soluzione, il giudice non può... No, cioè può sicuramente diciamo suggerirla, però spetterà sempre ai genitori decidere se questa condizione può essere effettivamente realizzata o meno. Allora, restiamo su questo concetto dell'ascolto da parte del giudice del minore. È una situazione sicuramente, a mio modo di vedere, d'educatore, è auspicabile l'ascoltare il parere del minore, ma non sempre questo è possibile. Non sempre questo è possibile perché appunto ci sono minori d'età che non possono essere ascoltati dal giudice e che non sono capaci di discernimento, ma il minore appunto con un limite di età che abbiamo detto prima di 11 anni deve essere obbligatoriamente ascoltato dal giudice. Ad oggi il giudice è obbligato ad ascoltare il minore in casi particolari, in casi di conflitto tra genitori, lì dove non si riesca a trovare una soluzione. In caso contrario, quindi nel caso in cui non sia stato ascoltato il minore, che poteva essere in realtà ascoltato dal giudice, addirittura la sentenza è inefficace. Quindi può essere appunto annullata la sentenza stessa perché non è stato ascoltato il minore, che invece avrebbe dovuto essere ascoltato dal giudice. Angela, senti, questi sono argomenti che ecco, forse non tutti immaginano che possa esserci questo coinvolgimento, ma che comunque ritornano spessissimo nella pratica degli operatori ecclesiali. Immagina quello che può essere un centro di ascolto della Caritas, dove ti scontri anche con questioni relative a problematiche familiari.
E dal tuo punto di vista, secondo te, quindi dal punto di vista sempre del professionista e sempre dell'educatore della fede, cosa può fare la Chiesa rispetto quindi a queste che sono questioni di pastorale familiare? Allora, la Chiesa è un ente che sicuramente può dare tanto, può fare tanto, attraverso anche figure professionali che prestano attività volontariamente, quindi pro bono. Certo è che la consulenza non può essere data se non pagata, però è possibile creare dei gruppi di ascolto dove si danno consigli, dove si crea supporto alla coppia tramite appunto la Chiesa, tramite persone che possono essere sicuramente anche educatori, pedagogisti, psicologi, gli stessi avvocati, che magari non in veste di avvocato, non in veste di professionista, cercano di dare un aiuto. Sicuramente questo è un punto di partenza per la coppia che può trovare sostegno in quella che è la sua comunità, quello che appunto è la chiesa che magari frequenta spesso. Angela, questa volta da donna, quindi Sì. con tutta la sensibilità che sai, solo tu puoi esprimere rispetto a me, naturalmente, cosa ti sentiresti di dire a un ragazzo che deve affrontare per forza di cose questo iter? Allora, bisogna sempre ricordarsi che nonostante vi sia una procedura di separazione dei propri genitori, i genitori restano tali. L'amore può finire come qualsiasi tipo di amore, che può essere l'amicizia, e quindi non deve intendersi come una rottura del nucleo familiare, che deve rimanere tale. Ci deve essere una continuazione della qualità dei genitori, quindi magari vivere questa situazione come un nuovo punto di partenza.